Buongiorno, sono Ennio Prase di Prase Engineering. Anche noi abbiamo aderito al primo evento di SIEC, dicasi SIEC Convention 2012. Diciamo il primissimo bilancio, tutto sommato, visto che siamo a metà della giornata, è stato particolarmente positivo. Noi siamo stati coinvolti primariamente con la parte espositiva, ma alla stessa stregua abbiamo partecipato con particolare interesse anche a tutta la parte convegnistica, che ha coinvolto tutta una serie di operatori, ma in primis anche il senatore Piscitelli, che ci ha dato tutta una serie di segnali particolarmente incoraggianti rispetto alla possibilità di avere il riconoscimento della professione e di conseguenza possibile dopo futura certificazione della professione dell'operatore o dicasi integratore di sistemi audio, video e controlli. Diciamo che per gli operatori del nostro settore è sicuramente un traguardo molto importante ed ambito, perché questo potrebbe dare valore sia al professionista, ma anche in primis all'utenza finale, dove sarà in grado di riconoscere il suo interlocutore proprio per qualità accademica e professionale. Dunque siamo particolarmente felici di questo primo livello di riscontro. Nel pomeriggio vedremo anche gli interventi di Uni ed Acredia, che sono chiaramente gli enti dopo che daranno, una volta raggiunto l'obiettivo, il sigillo di garanzia a questi professionisti. Auguriamoci che intanto questo progetto prosegua con successo per il beneficio di tutto il gruppo, e la comunità audiovisiva e coingenere e controlli. Ritengo che forse l'elemento più importante di questo primo evento SIEC Convention sia il fatto che abbiamo visto sullo stesso parterre operatori dei vari settori interagire tra di loro con molto entusiasmo, una presenza decisamente importante, perché abbiamo avuto 300 registrazioni, e direi che dove normalmente si perde una buona parte praticamente dei registrati, qui direi che ne abbiamo persi veramente pochi, e dunque c'è stato un disegno importante. Quello che volevo sottolineare è che il mercato sta riconoscendo una serie di problematiche che può risolvere solo ed esclusivamente interagendo tra vari operatori, e ritengo che, di conseguenza, che questa cosa sia promettente per il futuro delle nostre professioni, nel senso che unendoci avremo la sufficiente forza praticamente per poter interagire dopo anche verso il mercato, ma l'istituzione e tutti coloro che si aspettano praticamente un incremento di qualità da parte nostra, e potremo farlo soltanto tutti quanti assieme.